Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa dal colore di retro computing. Oggi parleremo del Next Cube e del Next Step OS. Il Next Cube o Next Computer è una workstation che fu prodotta dalla Next tra il 1988 e il 1993. Utilizzava il sistema operativo Next Step, di cui parleremo a breve. La prima versione del Cube, introdotta nel 1988, fu chiamato Next Computer. Utilizzava un Motorola 68030 con 8 oppure 16 MB di RAM. La versione successiva fu installato un Motorola 68040 da 25 MHz con una RAM tra gli 8 MB e i 64 MB. Peculiarità del computer era che non aveva un disco fisso, ma al contrario aveva un disco magneto ottico. Inoltre aveva una scheda, normalmente aveva un monitor da 17 pollici dotato di una risoluzione tra i 1120 e gli 832, però udite, a scala di grigio, cioè in bianco e nero. Era però possibile aggiungere una scheda di espansione chiamata Next Dimension, che poteva portare, diciamo, i colori sulla macchina fino a 24 bit colore. Il Next Step OS fu un sistema operativo orientato agli oggetti multitasking che venne sviluppato dalla Next, la società di Steve Jobs, per le workstation, appunto, Next Cube. Il sistema operativo, praticamente, per farla corta e breve, era un sistema operativo Unix-like basato sul kernel Mac, cioè con codice BSD Unix. Aveva un display PostScript per gestire l'interfaccia grafica, un linguaggio orientato agli oggetti in C. Inoltre anche le librerie erano orientate agli oggetti e le applicazioni per lo sviluppo, anche queste erano orientate agli oggetti. Si ricorda questo sistema operativo perché de facto è il babbo del Mac OS X. Henry Tevayan, il responsabile Next Step, che poi divenne capo in Apple quando subentrò Jobs dentro l'Apple, che all'epoca, diciamo, il Mac OS Classic non aveva la capacità di poter gestire il multiprocessing, prese il sistema operativo Next Step e quindi ne fece un porting per il hardware Apple, tutto fatto interamente dal ricercatore Tevayan, che poi ovviamente divenne grande boss all'interno della Apple. Quindi si ricorda il sistema Next Step in quanto, appunto, il 4 febbraio 1997 l'Apple Computer acquisì la Next Step utilizzando, appunto, tutto il sistema operativo Next Step per produrre la prima versione funzionante di Mac OS X. Poi successivamente il Next Step morì, quindi non fu più sviluppato, essendo, diciamo, fusosi dentro, oppure trasformatosi, eccola, diciamo, la dizione più corretta è la trasformazione in Mac OS X, e poi successivamente Mac OS X è stato portato avanti da Apple per i propri computer. Ora, che cosa si può dire nel ricordo di questo hardware e software? Che è molto costoso, raro da trovare, e diciamo io non starei di andarlo a cercare, perché sicuramente tutto questo hardware, se lo trovate, vi costerà un botto oppure un occhio della testa. È comunque una conoscenza da tenere presente questo livello di hardware, che come vendite e quota di mercato fu veramente marginale, perché fu la genesi di quello che poi divenne Mac OS X nella prima versione e poi successivamente nelle ulteriori versioni.
per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.